Abbiamo qui con noi Maria, altro personaggio conosciuto qui ad Ostia, che è amante anche lei del mare, ma secondo lei, nella sua situazione, qual è, diciamo, secondo te la situazione? Andremo a migliorare con questi smantellamenti? Beh, secondo me andremo a peggiorare perché siamo d'accordo fino a un certo punto che le cose che non vanno vanno demolite, ma vanno anche ricostruite e per quanto riguarda noi andremo a peggiorare d'estate perché non ci sono servizi, non ci sono passerelle da nessuna parte. Abbiamo per esempio la famigerata ex Marble Beach, inaugurata il 1º maggio dello scorso anno in Pompa Magna. C'ero io presente con il capogruppo Ferrara e il presidente della commissione mobilità che mi assicurarono che facevano i servizi a breve, le pedane a breve. Ad oggi, dopo 2 anni, c'è una mezza pedana, un pezzettino di pedana, al centro della spiaggia, io in carrozzina, con la carrozzina. A metà spiaggia, come ci arrivo senza la pedana? I bagni per i disabili sono chiusi. Adesso ho fatto un esempio dell'ex Harbour Beach, ma se continuano solamente a demolire e a non ricostruire, noi non avremo né servizi, né pedane, cioè la fruizione delle spiagge per noi è off limits. Per quanti anni? Perché qui si parlerà di anni, ora che demoliscono secondo loro tutto, perché faranno tabula rasa di tutto, però non ricostruiscono. Cioè, secondo loro noi dovremmo andare in uno stabilimento balneare che sì, hanno le pedane, tutto scivoli, però cioè, per noi è un esborso economico carente. Certo. Che faccio? Lo paga l'amministrazione, lo stabilimento? Perché io per esempio non me lo posso permettere.